predestinati, chiamati, giustificati, glorificati. Questi participi sembrano scandire un cammino inarrestabile verso il trionfo. Siamo in un periodo in cui, tra l'altro, si disputano i mondiali di calcio e sembra di assistere a tutta la trafila dei gironi di qualificazione e poi quelli di eliminazione e poi gli ottavi, i quarti di finale, la semifinale, la finale e la vittoria. Ecco, sembra che sia un cammino stabilito così per tutti noi. La realtà attesta il contrario. Ci dice che le sconfitte ci sono, ci dice che siamo davvero segnati da battute di arresto piuttosto importanti, dalla morte. E quindi stasera è importante collocare queste parole dentro il capitolo della nuova creazione scritto da Paolo nella lettera ai Romani. E la creazione geme e soffre le doglie del parto in attesa della nuova creazione, della quale Maria, Vergine Immacolata, è primizia ed è anche garanzia, frutto, opera di Dio, opera della passione, morte e resurrezione di Gesù. Piuttosto dunque che un cammino verso il trionfo, la nostra vita deve essere, e questo chiediamo per grazia, un cammino verso il tramonto, dal trionfo al tramonto, rubando un po' il titolo allo stupendo affresco che sta alla mia destra, la Madonna del Tramonto. Chiama così perché a sera un raggio di luce fa emergere il colore in tutta la sua bellezza. E il tramonto, non vorrei essere troppo crepuscolare, il tramonto ci aiuta a vedere la vita con dei colori diversi e soprattutto ci educa a smollare un po' la presa, a non essere troppo attaccati a ciò che abbiamo fatto, a ciò che abbiamo detto, a noi stessi. Il tramonto ci educa a farci da parte, a morire per permettere che poi ci sia un tempo che è il tempo di Dio, che passa attraverso la morte e ci chiama a rinascere, un po' come la sera e la notte, che ci invitano ad abbandonarci a Dio, alla sua opera, alla sua grazia e al dono di una vita che è quella che ci viene consegnata ancora, in un nuovo giorno, in una rinascita. La Madonna del Tramonto ci insegni a abbandonarci, a dimenticare, ad essere nell'oblio, perché lì poi Dio possa intervenire con la sua grazia, nei frammenti, nei segmenti della nostra vita. È bello contemplare da una parte l'Immacolata, dall'altra la Madonna del Tramonto, perché possiamo scorgere la gioia dell'Immacolata e anche di una vita bella attraverso quel pollice di Maria che guarda e che indica Francesco, segnato dall'amore, ferito, lacerato. Il Vangelo del discepolo amato di Giovanni Evangelista viene impresso nella carne di Francesco. E questo è il cammino verso il tramonto ed è il vero e autentico cammino segnato dalla lettera ai Romani, nelle doglie del parto,
della creazione nuova, predestinati, chiamati, giustificati, glorificati. È un cammino che passa attraverso la realtà, con i piedi per terra, con un amore messo sempre alla prova, soprattutto nel passaggio, nel trapasso da un'epoca all'altra, nel momento in cui siamo chiamati a farci da parte e a scomparire. Lì possiamo scorgere la nascita di una nuova creazione e anche il cammino autentico della vita. Con quel pollice la Madonna del Tramonto indica un cambiamento d'epoca, quello segnato dalla vita di Francesco, capace di cambiare un'epoca. Ma con quel pollice Maria indica a Gesù ognuno di noi, perché possa scorgere nella nostra esistenza quei segni dell'amore scavati attraverso la grazia, ma attraverso la passione per le cose, per le persone. E Maria possa davvero indicarci per essere ancora trasformati dalla grazia, scavati, lacerati dall'amore. Perché il Vangelo, scritto dal discepolo amato, ci faccia sentire amati e divenga una lettera sulla nostra carne, sulla nostra pelle, sulla nostra vita, ci segni totalmente. Siamo noi la lettera di Dio, dice San Paolo. E lo dice proprio mentre porta le stigmate di Gesù nel suo corpo, e sono la scrittura di Dio, la scrittura dell'amore. Sono il segno della vittoria dell'amore sul peccato, sulla morte, la vittoria dell'amore che contempla talora anche il dolore e che fa sì che il dolore si trasformi in un dono, in una consegna, in un'offerta di tutto noi stessi. Guardando all'Immacolata, guardiamo le 12 stelle che sono sul suo capo. Sono il segno di un tempo che si apre all'eternità, ad una realtà totalmente nuova, alla nuova creazione, che noi desideriamo, che noi attendiamo, che vogliamo davvero possa venire presto. Sono il segno anche del tempo della nostra vita che sappiamo consegnare a Dio, i frammenti che Dio vuole ricomporre come un grande mosaico, i frammenti che possono aiutare ad essere ricostruiti ogni volta, in attesa che Dio porti a compimento la sua opera. Questi frammenti del tempo che ci viene dato, che ci viene offerto, sono anche il tempo degli altri, la vita degli altri. Primo giorno dicemmo che Maria guarda a tutti, non solo a me. E dunque siano anche quelle stelle la cifra del rispetto per il tempo degli altri. Così come il discepolo amato ebbe rispetto per il passo di Pietro la mattina di Pasqua, lo attese sulla soglia del sepolcro. Ecco, chiediamo al Signore di saper attendere il suo tempo, ma di saper attendere anche il tempo degli altri e di saper anche creare una costellazione dove davvero è possibile riconoscere la grammatica di Dio e dove è bello poter vedere risplendere le stelle delle persone che incontro ogni giorno e di poterle sapere amate da Dio, così come fa il discepolo amato che sa che Francesco è tanto amato da Dio, così come sa indicare Maria per ciascuno di noi essere tanto amati da Dio. Per questo le diciamo grazie, per questo
la onoriamo, per questo insieme a lei magnifichiamo Dio in questo vespro della Vigilia.